Ciao Mario Carboni, in questa lezione vedremo la seconda parte di quel mazzolo di fiori. La prima parte l'abbiamo vista insieme ai Basti nella lezione precedente e quindi ora vedremo solo la seconda parte. Non ve la farò ascoltare perché, anzi no, ve la farò, ricordo, ah no, non ve la farò ascoltare perché l'ho già eseguita nella lezione precedente, quindi vedremo solo lo studio direttamente. Per chi vuole ascoltarla, va ad ascoltarla nella lezione precedente. Ora, iniziamo la seconda parte in sesta posizione. 3, 2 cerchiato, 3, che è bada benché, quindi 3, 2 cerchiato, 3. Quindi faremo 3, 2 cerchiato, 3. Poi saliamo di una posizione e suoniamo il terzo dito. Nuovo il terzo dito. Due cerchiato. Il quattro. Tutto a chiudere, quindi ripetiamo da prima. 3, 2 cerchiato, 3. Poi questa è lente. 3, 3, 2 cerchiato, 4. Sempre a chiudere. Le prime tre sono veloci. Ora lente, salendo in quinta posizione. 3. 3, 2 cerchiato, 4, ancora. Ancora questo. Ripetete sempre questo. In sesta posizione, queste tre note veloci. Quinta posizione, 3, 3, 2 cerchiato, 4. Mettete in pausa e fatele tantissime volte. Immaginiamo che, insomma, l'avete ripetute, quindi ripeto tante volte e sarà così. Aggiungiamo il 4 ad aprire, scendendo però di una posizione, in sesta posizione. Questa nota è molto lunga. Di nuovo il 4, quindi sarà. Di nuovo 4-4. Leghiamo le note di prima a queste. Come notate, il primo 4 l'ho fatto lungo. Così. Di nuovo. E ci fermiamo qua, lo facciamo per 5-10 minuti. Andando avanti abbiamo due cerchiato, 4-5, due cerchiato ad aprire, due cerchiato, 4-5. Quindi facciamo due cerchiato, 4, 5 ad aprire. Col 5 lungo, tenuto. Due cerchiato, 4 e 5 ad aprire. Poi fate 5-10 minuti e poi collegate tutto. Così. 4 lungo, questo che dura di meno quelle tre note nuove. Col 5 lungo, di nuovo, 4 lungo, quello che dura di meno, le tre note nuove, facciamo di nuovo, ora andiamo avanti, abbiamo il 4 a chiudere ed aprire 5, 4, 2 cerchiato, 3. Quindi 5, 4, 2 cerchiato, 3. Quindi facciamo solo questo, magari aprire 5, 4, 2 cerchiato e 3. E fatelo tante volte. Tante volte, quindi 5, 4, 2 cerchiato, 3. Poi lo legate al quarto di prima, che era a chiudere. 4 a chiudere. E quelle quattro note, 4 a chiudere, 5 ad aprire, 4, 2 cerchiato, 3, quindi ancora 4 a chiudere, tutte ad aprire ora. Aggiungiamo il 2 a chiudere, ripetiamo di nuovo questo, il 4 a chiudere, cercando di legarle, attenzione al movimento, il 4 a chiudere, il 5 subito ad aprire.
4 a chiudere, 5 ad aprire. Fate solo questo esercizio, 4 a chiudere, 5 ad aprire. Ancora 5-10 minuti e poi ripetete questa, insomma, queste 5 note. Ancora. Chiudendo col 2 a chiudere. Di nuovo queste. E fate, insomma, per 5-10 minuti, poi ripetete tutto questa seconda parte. Quelle note di prima, quindi il 5 lungo, il 4 chiudo e subito inverto il mandice. Andando avanti la stessa cosa, quindi c'è la ripetizione delle stesse note. Quindi c'è poco da, insomma, da imparare nei due righi successivi, è la stessa cosa. Quindi penso che non abbiate nessuna difficoltà. Per i bassi, vabbè, troverete scritto tutto sugli spartiti, quindi nella partitura sono semplici. Vi do un consiglio magari vedere alcuni brani prima semplici, come prima polka ed altri, oppure fare degli esercizi per il ritmo della polka. Nel metodo, cioè la tecnica dell'organettista, quindi basata sul ritmo della polka. Per ora è questo, per questa lezione. Un saluto a tutti da Mario Carbone e alla prossima lezione.